diverse vie di cicli martoriate dai rifiuti. Un esempio, in via San Giuseppe, storica strada cittadina che subisce quotidianamente l'azione di cittadini incivili che abbandonano in ogni angolo di essa rifiuti di ogni genere, infischiandosene dell'ambiente. Fatti già denunciati pubblicamente dall'assessore del ramo Enzo Giannone, in costante contatto con i cittadini anche sui social, dove spesso pubblica foto di interventi e raccolte eccezionali di rifiuti dalla strada. Efficace l'intervento delle fototrappole e delle multe salate per i trasgressori. La polizia municipale sta procedendo ad elevare diverse sanzioni a carico di cittadini sporcaccioni presi sul fatto, oltre a condurre approfondimenti sulla proprietà di oggetti e materiali abbandonati per la strada. Talvolta si risale ai trasgressori anche attraverso l'esame di alcuni documenti gettati via. Solo lo scorso fine settimana, ad esempio, sono state effettuate oltre 10 sanzioni e i controlli proseguiranno. Abbiamo rafforzato tanti controlli, ci sono molte telecamere killer piazzate, quindi arriveranno, mi spiace, no, anzi non solo mi spiace, sono contento che stanno funzionando, perché la gente viene a ritirarsi la multa e poi magari si lamenta. Noi l'idea è quella di mantenere pulito la città, tenerla più pulita possibile per sporcare di meno, perché quando la gente va a sporcare e vede pulito dovrebbe funzionare l'effetto opposto, però ripeto, ci stiamo combattendo al massimo per cercare di mantenere non solo il centro storico ma anche Iungi, le borgate e le campagne, perché il nostro territorio secondo me merita ed è giusto per in tantissimi visitatori che ci saranno farlo trovare sempre pulito. I risultati intanto si stanno iniziando a vedere? Sì, si vedono tantissimo, perché ripeto, abbiamo intanto l'Impregico che sta lavorando tantissimo per mettere a posto tutta le squadre per quanto riguarda le serbature e pulizie, e i vigili urbani con le telecamere Kinder e l'ufficio ecologia che stanno facendo queste multe, che vi posso assicurare che sono abbastanza salate, perché vanno da un minimo di 100 a un massimo di 625 euro, più c'è l'abbandono del rifiuto e si potrebbe arrivare anche al sequestro del mezzo. Quindi diciamo ai cittadini di collaborarci e aiutarci a mantenere pulito il nostro territorio.